te a tutti ciurma e benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Ok ragazzi, vediamo se per questo video riusciamo a raggiungere almeno i 20 like, perché secondo me questo gioco lo merita. E torniamo subito a giocare. La volta scorsa ragazzi avevamo installato la nostra macchina, qua dentro avevamo fatto tutto, c'è il nostro dottore qua eccetera eccetera eccetera. E il nostro obiettivo attuale è di andare a prendere dei documenti in macchina, se non sbaglio. Però io sono così impicciona che voglio dare un attimo uno sguardo qua dentro, ragazzi. Un vecchio pianoforte digitale. Lascio volentieri il ficcanasare a Neil. È il tempo che gli serve mentre torno alla macchina. Ok, ma praticamente hai detto: non cazzeggiare, giocherina. Torna alla macchina a prendere i tuoi maledettissimi documenti. Va bene, un attimo. Non posso parlare con questo qua? Sì, certo, è il figlio. Fatemi sapere se posso fare qualcosa per voi. D'accordo, grazie mille per la tua disponibilità, caro. Ma io adesso me ne vado. Qua che dice il computer? Un computer spento, va bene. Qua c'è qualcos'altro che possiamo vedere. A quanto pare no, ragazzi, per cui usciamo, torniamo all'ingresso. Eccolo qua. E andiamo alla macchina. Allora, no, noi siamo arrivati da qua, no? Se non sbaglio, sì. Premi Q o il mouse per cambiare personaggio. No! Non ci sta a credere. Wow! Beh, entrate in modalità configurazione automatica. Adesso fa anche questo? Già, il mio lavoretto con il solo scopo di essere libero di saltare il lavoro. E invece mi tocca raccogliere informazioni sul paziente. Beh, devo tenere un occhio sul paziente. È così che si diventa strabici. Li tengo intrabbiso di lui, per favore. Ok, a quanto pare possiamo cambiare personaggio, ragazzi. Questa era una cosa che non era presente comunque in To The Moon. Non è un vero tour senza una guida. Che vuol dire? Ok, che dobbiamo chiedere al tipo, forse al figlio. Aveva detto fatemi sapere se posso fare qualcosa per voi. Per cui io direi di ficcanasare un attimino, ragazzi, di parlare con lui. Come posso esserle utile, Doc? No, aspetta, che ho cliccato? Non lo so. Ah, su Colin. Dato che stiamo per entrare nella testa di suo padre e tutto il resto, un quadro generale su di lui mi aiuterebbe. Beh, è un pilota di linea in pensione, è una persona piuttosto socievole. Ha sempre lavorato solo per supportare la sua famiglia e ha sempre trovato tempo per noi. Anche se, ultimamente... Ultimamente cosa? Beh, niente di inaspettato in questa fase della vita, suppongo. Che vorrà dire? Senta, preferirei non scrivere un epitaffio prima ancora che sia morto. Che ne dice se le facessi fare un giro della casa mentre aspettiamo? Potrebbe esserle utile. Forte, stavo per chiederglielo. Abbiamo ricevuto nota su pilota in pensione, ok. Asher si è unito al gruppo, perfetto. Wow, adesso siamo tutti insieme, vero? Ma dai, che cosa carina. Per cui direi di andare prima in questa stanza. Vedi che ci sono adesso le cose che sbrilluccicano. Così ci chiarisce un po' di cose. Il vecchio piano di mia madre. Lo usavo per farmi addormentare quando ero piccolo. Abbiamo avuto tutti le nostre ninne nanne. La quinta di Beethoven nel mio caso. Ok. Qua c'è anche un violoncello, sembrerebbe un violino. Un violoncello impolverato e con molti graffi sul legno. Suona anche il violoncello. No, questo è di mio padre. Un tempo lo suonava spesso. Sembra che non venga toccato da parecchio. Già, penso che adesso faccia abbastanza fatica. Di solito suonava solo le scale però. Non chissà quale tipo di musica. Ok, abbiamo ricevuto anche una nota sul vecchio violoncello. Perfetto. E usciamo, ragazzi. E direi di andare a dare uno sguardo al resto della casa. Visto che sono così in picciora. Qua c'è un modellino di aereo. Vediamo un po'. Modellino di aereo dalla fissa. Bello. Sì, è di mio padre. Penso gli ricordi i tempi in cui si addestrava su uno di quelli. Ok, stiamo raccogliendo un pochettino di informazioni, ragazzi, così totalmente alla cacchio regana. E qua c'è la foto. Ok. È una foto del matrimonio dei suoi genitori, eh? Sì, proprio loro. Ricordo che da piccolo mi vergognavo di quella foto, ma è piuttosto dolce che l'abbiano tenuta così bene. Perché ti dovresti vergognare? Spiegami un po'. Un vaso di ibisco cresciuto in casa. Non sono tropicali. Non chiedete a me, è mia madre che se ne occupa. Li abbiamo avuti in casa da quando ho memoria. Suppongo che sia una sorta di tradizione familiare. Ok, una nota sull'ibisco. Perfetto, qua in cucina c'è qualcosa. Possiamo sgraffignare qualcosa dal frigo? Che qua sembrerebbe non esserci niente tranne questa porta. Che ci porta chissà dove.
Perché c'è un bagno in cucina? Non ca- io perché dovrei analizzare un rotolo di carta igienica? Spiegatemi! Oh, Eva lo adorerà! Ma perché? Pronto? Codice 32, Eva! Codice 32! Correggilo! Nah, non ho voglia. Acciderboli, arrivo subito. Che vuol dire? Che significa? Si chiama porta carta igienica per un motivo. Ma dai, quanto era difficile! E tu, vergognati di aver approfittato del mio OCD. Ma che sta succedendo? Il movimento le ha fatto bene, stai dicendo forse che è grassa? Dov'è il nostro amico? È rimasto fuori, giustamente. Ah, ma dai, no, torniamo da sta parte, va. Il tipo per privacy... Non c'era nel bagno. Vabbè, niente, possiamo salire le scale? Vediamo. Sì, che possiamo. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Un appartamento a due piani, mi ricorda gli autobus doppi? La maggior parte di questo piano è per le manutenzioni, ne abbiamo ricavato solo un piccolo ripostiglio. Scusi per la confusione, sembra abbiano fatto un po' di pulizia. Ah, ma non si preoccupi, noi qua siamo per la confusione. Sembra che ne abbiano dimenticato uno. Di cosa? Quel libro non mi è nuovo, è in giro da un bel po' di tempo. Mio padre lo sigillava con un nastro adesivo, credo non volesse buttarlo via. Ah, interessante, di che si tratterà mai? Sì, è bello sigillato. Non vuole che nessuno lo legga, eh? Beh, in qualunque altra situazione direi di lasciarlo stare in nome della privacy. Ma ha firmato per diventare vostro cliente, quindi non saprei. È il nostro cliente, non si rende conto, togli il sigillo e aprilo. In nome della scienza, e beh, del cliente. Strap, strap. Cos'è, un diario? Cos'è? Porca miseria! Cosa? Cosa c'è? Niente. Eh? Niente, letteralmente, solo un mucchio di pagine spiegazzate vuote. Sembra siano state reincollate al dorso, peraltro. Molto insolito. Gira per casa da secoli, però. Forse quello che c'era scritto si è sbiadito. Suppongo di sì. In ogni caso, non è di grande aiuto messo così com'è. Guardiamo da qualche altra parte. Nota libro verde, ok, abbiamo ficcanasato anche qua. Qua che cosa possiamo vedere? A dire il vero, c'è un'altra cosa che potrebbe aiutarvi nella preparazione. What? Ecco l'album con le foto di famiglia. Va parecchio indietro. Grazie, non è mai troppo presto per sentirsi una nonnina. Vado a controllare come sta mio padre allora. La mia collega sarà presto di ritorno, quindi farei bene a preparare la macchina. Ma prima credo che darò un'occhiata a questo. Qualcosa è cambiato, ragazzi. Oh, che tenero. Non posso cliccare? No, sull'album a quanto pare no. Guarda il figlio qua che si vergognava dei genitori. Ma perché? Sono così carini. La mamma che suona il pianoforte. Lui che suona il violoncello con la mamma. Cioè con la moglie in questo caso. Prima o poi scopriremo qualcosa. Ok, adesso immagino che dovremo accompagnare per forza di cose la nostra carissima dottoressa Rosalina a prendere i documenti dall'auto. Va bene, allora andiamo. Guarda, tanto ficcanasare mi sa che era tipo un po' d'obbligo comunque. Ehi! Non c'è patata! Certo che mi ricordo di patata! Con la sua amica... Amica con la sua sorella antipatica. Alla faccia tua, Amber! Lasciami in pace. Ehi, dov'è il tuo orsetto? Ecco. Che bambina tonta.
Su, su, moderiamo i toni. Madonna, quanta antipatica sta tipo. E qua c'è pure il... come si chiama? Vabbè, io direi di uscire, tanto a quanto pare qua non possiamo analizzare nient'altro, per cui... Visto che la nostra missione è andare a trovare assolutamente questi benedetti documenti, direi di andare senza perdere tempo. Noi eravamo arrivati da qua, no? Guarda, c'è una vecchietta! Che vuole mo questa? Che mette i puntini. Ah, le anotrelle, anotrelle! Salve, signora! Posso parlare con lei? Rosalind, decidi. Bonnie, chi sta morendo, tesoro? Mi scusi, signora? Quel camice e quella targhetta sei della Sigmund. Se siete qui, vuol dire che a qualcuno non è rimasto molto da vivere. Colin Reeds, lo conosce? Capisco. Lui e sua moglie passeggiavano qui con me e mio marito tutti i giorni. Per favore, fate del vostro meglio per lui. Sta prendendo fin troppo bene la notizia. Dopo tanti anni che vedo tutti quelli intorno a me andarsene, è difficile non abituarsi. Ma voi, tra tutti, dovreste saperlo. Madonna, signora, un po' di ottimismo. Capito che qua stiamo parlando di uno che ci sta lasciando le cuoia, tirando le cuoia, anzi, però, cioè, voglio dire, lasciando le pene, semmai, però... Va bene, grazie per il suo ottimismo, signora. Ok, qui c'è la nostra auto, finalmente possiamo andare a prendere i cari documenti. Oh, dimmi che sono qua dentro, perché sennò siamo nella cosiddetta cacca. Non li trova. Non li trova. Oh, merda. I documenti non sono neanche nella macchina. Ta! Quel tonto deve averli lasciati in ufficio. Adesso lo cazzia per telefono. Ah no, sta chiamando da quelli dell'ufficio. Eva! Ehi Roxy, ti trovi ancora in ufficio? Già, sto aspettando l'ascensore. Non che tu possa capirmi, dato che per te si apre sempre all'istante. Che cosa? È solo una leggenda. Io aspetto gli ascensori come tutti. Davvero? Quando è l'ultima volta che non si è aperto immediatamente? Vedi? O hai una fortuna mostruosa, oppure... Ho capito, per tutte le zucche. Senti, Nils si è dimenticato i documenti del paziente, puoi darci una mano? Certo, certosino, dammi giusto un secondo. Ah. Missione compiuta? Nils, i documenti non erano in macchina. No, li ho dimenticati in ufficio, vero? Tutto sotto controllo, ho chiamato Roxanne e non appena li trova ci invia una scansione. Ah. Beh, il mio ufficio è chiuso a chiave, ma dovrebbe controllare la stampante nell'atrio. Già se ne sta occupando, io sto tornando. Bene. A posto, ragazzo. What the fuck? Li hai trovati, Rox? Sì, erano appoggiati sulla scrivania di Neil. Perfetto, scansionali e... Aspetta, sulla scrivania di Neil? Sei entrata nel suo ufficio? Certo! Mi hai chiesto tu di prendere i documenti, giusto? Sì, ma Neil aveva detto di aver lasciato la porta chiusa, no? Oh, una ragazza sa sempre come ottenere ciò che vuole. Spiegati meglio. Non in quel senso, sciocchina! Gli ho hackerato la serratura elettronica, semplice come bere un bicchiere d'acqua. Ah, ok. Beh, senti, esci e mandami una scansione, d'accordo? Sì, certo. Subitissimo. Ho ficcato una sera di sicuro nel suo computer. Ah? Che c'è adesso? Oh merda, cos'è? What the fuck? Per il resto siete a posto? Sì, in questo momento lì sta preparando l'equipaggiamento. Com'è il tempo lì da voi? Eh? È una buona giornata per un giretto in auto? Non c'è di che lamentarsi? Magnifico, penso proprio che vi consegnerò i documenti di persona, già che ci sono. E perché? Scansionali e inviaci una copia, scusa, risparmieremo tempo. Beh, oggi non ci sono pazienti, è qui una noia clamorosa. In ogni caso, non preoccupatevi, sarò lì prima che voi finiate. Ci vediamo dopo? Ok, Roxy, guida con prudenza. Che cosa strana. Che squinternata quella Roxanne.
Puzza, ragazzi, puzza di merda. Ha scoperto qualcosa nell'ufficio di Neil. What the hell? Ok, ci siamo? È tutto pronto? Puoi scommetterci? E i documenti? Rox ha mandato la scansione. No, ha detto che sta venendo a portarli di persona. Cosa? Perché? Non ne ho idea. Ha detto che si stava annoiando, ma mi è sembrata strana. D'altra parte, sai come è fatta Roxanne? È sempre stata una testa di cocomero. Wow, il linguaggio, Eva. Comunque, nel frattempo potremmo iniziare. Il tuo elmetto è sulla seggiola. Ok. Prendiamo l'elmetto, ragazzi. A me sta cosa mi è puzzata tantissimo, ma non so cosa stia succedendo. Iniziare attraversamento mnemonico? Pronto. Aspettate. Prima di iniziare, potreste dirmi cosa farete là dentro? Attraverseremo i suoi ricordi per realizzare il suo ultimo desiderio, ovvio. Pensavo che lo sapesse già. Sì, questo lo so, ma come? Cosa farete effettivamente? Spiega. In realtà non facciamo molto, la maggior parte del lavoro è svolto dalla macchina, disse il tecnico. Che ne sa di più? Che ne sa di più, semmai? La macchina calcola permutazioni di possibilità e crea una nuova tangente di vita, sotto forma di ricordi, ovviamente. È un'illusione, ma per lui sarà praticamente indistinguibile dalle memorie di una vita intera. A ogni modo, le permutazioni calcolate dalla macchina devono comunque essere logicamente coerenti. Quindi c'è bisogno di un punto di inizio e un cambiamento in una variabile chiave. Ed è qui che entriamo in gioco noi. Scaviamo attraverso i suoi ricordi, dal più recente fino a quando abbiamo bisogno, disegnando una linea da ora ad allora. A questo punto potremo aiutare Colin a trasferire la motivazione attuale fino al passato. Così, nella replica di una vita simulata, farà tutte le decisioni giuste per realizzare il suo desiderio. Solo con la sua forza di volontà è abbastanza. Pensavo che per realizzare i desideri ci volesse di più di un piccolo sforzo e una seconda possibilità. Voglio dire, non potete far sì che quello che deve accadere accada. Te l'hanno appena spiegato? Continua a spiegare. Forse, ma c'è un problema, non è cerebralmente morto. Ci sono un paio di cose che sostengono l'illusione di realtà, le coincidenze senza senso non sono una di queste. E dato che il mondo deve comunque essere coerente, possiamo semplicemente limitarci a influenzarlo. Del resto, non veniamo pagati abbastanza per generare ricordi manualmente, non sono pitture rupestri. A ogni modo, c'è poco bisogno di intervenire, la forza di volontà di solito è più che sufficiente. Non tutti riescono a raggiungere i propri obiettivi nella vita reale, il tempo li cambia. La motivazione va e viene, inizia sempre forte, raggiunge il picco, poi scompare. Ma in una simulazione basata sullo stato mentale di un singolo momento, esteso a una vita intera, diciamo solo che è un voodoo piuttosto potente. A ogni modo, non c'è volontà che possa aiutare un uomo morto. Procediamo. Sì, grazie per la spiegazione. Non so cosa succederà lì dentro, ma buona fortuna. La fortuna è per la lotteria. Noi siamo professionisti. Oh, parole taglienti. Ci vediamo dall'altra parte. Il paziente è stabile e pronto. Inizializzazione sequenza attraversamento mnemonico in 3, 2, 1. Pronti a iniziare il viaggio, ragazzi? Sono abbastanza emozionata, perché comunque scopriremo effettivamente qual è il desiderio di Colin. Ok, questo è uno degli ultimi momenti della sua vita, a quanto pare. Perfetto, questo dovrebbe essere l'ultimo ricordo accessibile di Colin. Eh già, e guarda qui la campionessa in carica di sonno pesante. E la moglie? Lascia stare questo ricordo, non è nostra cliente. Comunque, prima volevo chiederti, perché hai messo quell'elmetto sul nostro paziente? Eh? L'attrezzatura sembrava diversa. Ah!
Ho solo rimosso l'involucro durante la manutenzione, semplice. Allora perché non l'hai rimessa? Ehi, ora che ci penso? Sai che ho aggiunto una nuova funzione? Nuova funzione? Ammirate! Ho cambiato idea, lascia perdere! Ah! What the fuck? Che cavolo? No! Dai, che posso personalizzarlo! Io lascio il ciuffo così, liscio ma virile, baffo fricchettone, paradiso Amish, ricco petroliere. Io direi, ragazzi, baffo fricchettone, assolutamente. E possiamo scegliere pure il colore delle calze. Calze parlanti, tema pomodoro, uno rosso, uno perso, mitril, dinosauri, non so cosa sia, ma sì. Confermare, finalizzare, sì. Ma perché? Oddio, è bellissimo, tada! Solo perché? Beh, ho pensato che se dobbiamo spendere tutto questo tempo a lavorare qui, potremmo anche viaggiare con stile. Potremmo? Ops, ho detto potremmo, scusa, volevo dire... Oh, aspetta, esattamente quello che volevo dire. Ce l'hai! Nel figlio di... Oddio, questi momenti sono troppo belli, ragazzi. No, posso personalizzare anche lei. Allora, chignon blando, frangia arricciata, riccioli lunghi. Io direi chignon blando. Eva Class, no, gran baffo pure a lei, no. Ma perché dovrei mettere a lei la barba? No, no, Eva classica. E poi le calze direi anche a lei. Non ci sono i dinosauri, no? Sembrerebbe di no. Calzettoni pelosi, assolutamente sì. Sì. Fighissima sta cosa, ragazzi. Ah, che carina che sei. Beh, poteva andarmi peggio. Suppongo che lo tirerò finché non troviamo Colin. Sei stata fortunata questa volta. Speravo in qualcosa di più peloso. Non voglio neanche sapere di cosa tu stia parlando. Bei calzini comunque. Bellissimo, ragazzi. La posizione di ricordo attuale può essere visualizzata muovendo il mouse verso la parte alta dello schermo. Ok, perfetto. Oh, disattiviamo l'interazione con l'ambiente prima di svegliarla. Anzi, sono sorpreso che non l'abbiamo ancora fatto. Già. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo nell'ultimo ricordo di Colin. Incredibile, abbiamo anche personalizzato i nostri personaggi ed è una cosa meravigliosa questa. Direi che per oggi, ragazzi, possiamo fermarci qua. Sono veramente troppo curiosa di scoprire di più. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giochinina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.